Abbiamo voluto promuovere questo dibattito all'interno del nostro congresso con diciamo, i rappresentanti della sinistra, delle organizzazioni, dei partiti della sinistra in Italia, che conoscete tutti, insomma, Paolo Ferrero, Luca Scacchi, Giorgio Cremaschi, con il tema della guerra alla sinistra, insomma. Questo un po' è il tema che proponiamo questa sera alla discussione. Lo proponiamo soprattutto anche in virtù di quello che sono i pericoli concreti di un'escalation continua della guerra, delle possibilità concrete che l'Italia venga trascinata in intervento diretto in Libia, oltre al fatto che insomma in questi mesi abbiamo visto un coinvolgimento più o meno diretto dell'Italia che manda truppe in Iraq e sostanzialmente, diciamo così, dell'intervento dei paesi imperialisti che stanno un po' sconvolgendo tutti gli equilibri in Medio Oriente, ma non solo. Allora, la prima questione che vorremmo porre in questa discussione è come rilanciare una mobilitazione contro la guerra in questo paese e quali sono i problemi e i limiti che incrociamo nel rilancio di questa mobilitazione. È bene ricordare che nel nostro paese abbiamo conosciuto uno dei movimenti pacifisti, uno dei movimenti di lotta contro la guerra tra i più forti d'Europa. Tutti noi ci ricordiamo quelle che sono state le giornate di mobilitazione straordinaria in Italia, ma non solo in Italia, a livello internazionale, dei movimenti e delle mobilitazioni che ci sono state nel 2002, 2003, 2001, sia con il movimento dei movimenti, ma anche con uno specifico movimento di lotta contro la guerra. Insomma, tutti ci ricordiamo le decine di migliaia di bandiere nei balconi di tantissime città, intere città imbandierate con le bandiere della pace. Oggi non abbiamo nessuna traccia di quel movimento straordinario. E quindi ci tocca analizzare che cosa è successo intanto in questi anni. Diciamo che tanta acqua è passata sotto i ponti. E quindi noi dovremmo capire quali sono oggi i problemi che abbiamo per un rilancio di questa mobilitazione. Che sono diversi. Intanto un contesto totalmente diverso da quello dell'inizio del nuovo secolo, insomma, un contesto terribilmente diverso, con delle sconfitte che si sono accumulate non solo sul terreno delle lotte operaie, delle lotte dei lavoratori, ma anche quello stesso movimento straordinario comunque è stato sconfitto, perché comunque non è riuscito ad impedire la guerra in Iraq, insomma. Ma altri elementi si sommano perché oggi il contesto in cui si sviluppa, diciamo così, un pericolo molto forte è un contesto in cui appunto abbiamo la guerra che entra nel cuore dell'Europa. Cioè gli attentati di Parigi sostanzialmente pongono l'Europa a un contatto diretto con la guerra stessa. Cioè gli attentati dell'ISIS hanno posto e pongono nuovi problemi diciamo così, alle popolazioni. In Francia abbiamo leggi liberticide che di fatto sospendono le libertà democratiche in nome della lotta al terrorismo, e lì troviamo un fronte di unità nazionale che va, diciamo così, da Le Pen a Front de Gauche, e che quindi, diciamo, ci dice anche come una parte della sinistra ragiona in relazione a questa questione. Considerate che domani credo ci sarà una manifestazione in Francia proprio su questa questione della lotta contro le restrizioni delle libertà democratiche, è uno dei motivi per cui i compagni del NPA non potranno partecipare al nostro congresso, però questo, come dire, è un ennesimo spartiacqua che abbiamo
voluto segnalare non solo lo spartiacque della Grecia, dove purtroppo abbiamo visto il governo Tsipras capitolare nei confronti delle politiche della Troica. Tra parentesi, anche sulle questioni internazionali, credo che sia veramente molto grave le relazioni del governo Tsipras con il governo israeliano, e quindi diciamo un ulteriore spartiacque noi lo stiamo vivendo in Francia, dove appunto un arco costituzionale che va dalla sinistra alla destra fascistoide, che si unisce appunto in nome dell'unità nazionale, della difesa, diciamo così, della lotta contro il terrorismo. E noi in Italia abbiamo un ulteriore problema, cioè non è che abbiamo solo la questione che le politiche di guerra portate avanti dalle potenze imperialiste ha, diciamo così, suscitato e ha alimentato poi quello che è stato che è il radicalismo più estremo e più radicale dell'ISIS, perché quegli interventi di guerra non hanno fatto nient'altro che alimentare, diciamo così, lo sviluppo del radicalismo più estremo, e la paura di attentati terroristici in Occidente, in Europa, paradossalmente sta, diciamo così, creando consenso al militarismo interventista. Cioè, se voi considerate che nella città di Roma in ogni metropolitana ci sono i militari coi fucili e c'è un dibattito a sinistra con le candidature dei vari sindaci, eccetera, eccetera, e nessuno dice assolutamente niente sul fatto che abbiamo una città militarizzata con i militari che sono presenti con i fucili in mano, questo dà il senso di come il dibattito a sinistra sta in un certo senso rimuovendo, se non per scelta politica ben precisa, il dibattito e la questione della guerra. Quindi paradossalmente il pericolo del terrorismo, il pericolo dei migranti che fanno l'invasione, le problematiche dei profughi, non fa che aumentare il consenso nei confronti diciamo, di politiche militariste, di politiche di chiusura che spesso poi sfociano nel razzismo, insomma. Quindi non siamo di fronte, diciamo così, a quello che abbiamo potuto verificare nel 2001-2002, a un grande consenso istintivo della popolazione che diceva appunto io non voglio la guerra perché la guerra è una cosa terribile. Paradossalmente ci troviamo in una situazione dove noi siamo un'estrema minoranza. Siamo un'estrema minoranza che cerca appunto di contrastare queste politiche. Ma siamo una minoranza anche perché la sinistra in Italia ha perso tanta credibilità nella lotta contro la guerra, perché non ci possiamo dimenticare che uno dei più grandi movimenti contro la guerra è stato sacrificato, diciamo così, dalla scelta di poi di delegare la lotta pacifista cosiddetta al governo Prodi, perché quella questione a noi ci ha massacrato e ancora oggi ne paghiamo le dirette conseguenze, insomma un grande movimento che appunto viene sacrificato all'altare del centro-sinistra. E se noi andiamo a vedere il dibattito che c'è appunto a sinistra, se voi andate a guardare tutte le discussioni, personalmente me ne sbobbo pure più del dovuto, visto che sto pure nell'altra Europa, questa discussione è totalmente assente. Questa discussione sulla questione della guerra, nella costituente della sinistra, è totalmente assente. Perché? Perché chiaramente una tematica del genere entra subito in contraddizione con quelli che sono gli assi fondamentali di costituzione di quella soggettività. Cioè, se quella soggettività sinistra italiana vuole ricostruire un nuovo centrosinistra, è chiaro che non è che può discutere di guerra, insomma, visto e considerato che il primo governo che ci ha portato alla guerra è stato proprio il governo D'Alema. Quindi è evidente che quella tematica è completamente, diciamo così, derubricata dalla discussione politica. Altri raggruppamenti, altre forze, insomma, il cartello No Euro ha promosso una mobilitazione il 16 di gennaio. Noi siamo stati critici sin dall'inizio rispetto a quella proposta, non solo per i contenuti politici
che sottintendeva quel tipo di scelta, ma soprattutto anche per le modalità con cui sono state costruite, con cui è stata costruita quella mobilitazione, cioè una mobilitazione che sostanzialmente diceva: io vi propongo la minestra e voi, se volete, la mangiate la minestra. Allora, pensiamo che queste modalità, cioè che i contenuti sono altrettanto importanti come i processi di costruzione di percorsi di mobilitazione. Cioè non basta avere solo la piattaforma corretta, e quella mobilitazione secondo noi non c'aveva, diciamo così, dei contenuti diciamo molto condivisibili, ma anche le modalità con cui vengono costruite ha il suo peso nella riuscita della mobilitazione. E infatti, purtroppo, da quello che abbiamo potuto appurare, non c'è stata, diciamo così, una grande partecipazione. E questo deve servirci anche a poter proporre un rilancio della mobilitazione a partire da modalità di costruzione che siano il più possibile partecipate, il più possibile inclusive, il più possibile, diciamo così, che tengono insieme una soggettività e una pluralità molto eterogenea, ma su alcuni contenuti minimi su cui possiamo, secondo noi, insomma, secondo me, costruire una mobilitazione sicuramente più forte. Anche altre aree politiche, diciamo così, non discutono più della guerra. Cioè, se pensiamo un attimo a quella che doveva essere la grande soluzione dei problemi della sinistra in Italia, parlo della coalizione sociale, oggi quella cosa non esiste più. Insomma, la stessa manifestazione ultima della FIOM, cioè non solo non discute della guerra, ma vediamo che proprio è piuttosto assente, così come le aree, diciamo, movimentiste, autonome, eccetera, eccetera, anche quelle aree là, purtroppo, sulla questione della guerra, ci sembra che, come dire, non la ritengono una questione centrale. Noi invece pensiamo che sia uno dei primi punti, ed è questo anche lo spirito con cui abbiamo lanciato, diciamo così, la rete antiliberista e anticapitalista, che è partita dalla Grecia come, diciamo così, elemento di discriminante tra una sinistra collaborazionista e una sinistra anticapitalista, perché noi diamo un giudizio molto netto e molto duro sulle scelte del governo Tsipras. Cioè, quel governo è il governo, come dire, è un governo dove c'è un partito della sinistra europea, del gruppo del GUE, che in un certo senso in prima persona gestisce di austerità dettate dalla Troica. E da questo punto di vista, diciamo così, l'appello era un appello che parte proprio da questa esigenza, cioè non un nuovo partito, perché per fare un nuovo partito c'è bisogno, diciamo così, di un'omogeneità programmatica pesante, cioè sostanziosa, ma in un certo senso un fronte politico. Poi, diciamo così, per essere più comunicativi, per essere più moderni, diciamo così, e usare un linguaggio che sia comprensibile, abbiamo utilizzato il termine rete, che però, diciamo, nel linguaggio nostro possiamo tranquillamente dire che è una proposta di fronte politico, insomma. E su questo abbiamo messo appunto la questione internazionale e la guerra come uno dei punti principali su cui poter, diciamo così, rilanciare una mobilitazione. Qual è la proposta che vogliamo fare? Intanto la proposta che vogliamo fare questa sera è duplice. All'inizio avevamo pensato proviamo a costruire il 25 aprile, che è una giornata simbolica della sinistra, la lotta di liberazione contro il nazifascismo, contro la guerra, eccetera. Proviamo a costruire il 25 aprile come una giornata di mobilitazione unitaria contro la guerra. Nessuno si piglia l'etichetta, l'ho detta prima io, cioè facciamolo tutti insieme, cerchiamo di coinvolgere altri organismi, strutture sociali, associative, sindacali, per costruire una mobilitazione
contro la guerra il 25 aprile e fatto nel modo più diciamo partecipato possibile, perché crediamo che sia una priorità politica quella della mobilitazione contro la guerra. Però proprio perché stanno accadendo delle situazioni che possono precipitare anche tra pochi giorni, cioè la possibilità concreta di vedere il nostro paese direttamente coinvolto in un intervento militare in Libia, con tutte quelle che sono le conseguenze, perché poi è chiaro, è evidente che se l'Italia verrà coinvolta direttamente, i rischi delle reazioni di stampo, diciamo, terroristico sono altissime, insomma. Quindi quello che il rischio è alto, quello di una escalation militare diciamo che poi significa nel nostro una situazione simile a quella della Francia: la limitazione delle libertà democratiche, restringimento degli spazi di democrazia, militarizzazione della vita politica e così via. Quindi anche sui possibili i rischi di guerra e di coinvolgimento dell'Italia sulla Libia, dobbiamo essere pronti a lanciare una mobilitazione sempre nell'ottica, diciamo così, unitaria, chiaramente con alcune discriminanti minime. Noi dobbiamo raggiungere tra di noi accordi minimi per poter fare una piattaforma che sia il più possibile, diciamo così, chiara sul rifiuto di tutte le guerre, a prescindere se ci sta Putin, ci sta Assad, ci sta quello, ci sta quell'altro. Il rifiuto di tutte le guerre, la lotta contro il governo che dà arma ai governi reazionari, Turchia, compagnia bella, e poi quelli le girano all'ISIS, tanto per contro le spese militari, perché questo è anche l'elemento che può, diciamo, intrecciare con la questione sociale, perché è inaccettabile che distruggono la sanità pubblica mentre invece continuano con le spese militari. Insomma, una piattaforma che ci permette di fare una mobilitazione, di ripartire con la mobilitazione. Quindi questo, diciamo così, è l'ambito della discussione di questa tavola rotonda.